Ambrosino, come si esce da questa crisi? E come si esce da questa crisi? Io penso che il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, debba assumersi responsabilità. Io guardate, anche con stupore ho notato, e questo non è che può muovere una critica al Presidente, che ripeto va ringraziato per il suo Però non si può ringraziare in eterno. impegno iniziale che ha avuto per il Napoli, tutto qua, però non è che si può cambiare Infatti, rendita, penso. insomma. Però dico, Presidente, e mi rivolgo Comunque a trova i te, suoi interessi, ma voglio dire. per quale motivo tu intervieni pubblicamente e rilasci dichiarazioni solo e soltanto quando Si il vince. Napoli vince? È un brutto segnale che si dà anche, come dire, anche un fatto, come dire, educativo, no? Anche quando la squadra perde, il presidente dovrebbe intervenire e assumersi anche, come dire, le sue responsabilità, proporre correttivi e dare anche nuova fiducia ai tifosi e quant'altro. Guardate, questo può essere anche uno dei motivi del rilassamento Per i anche. tifosi? No, Ah ma no, non cioè solo per per la i parte tifosi, dei giocatori, anche per i certo. giocatori può essere un motivo, insomma, che ne so, di rilassamento e quindi Intanto il di presidente non cattivi dice nulla. risultati. Poi, voglio dire, la squadra del Napoli io credo che stia portando importanti e ingenti risorse alle Sì, casse del dai. Napoli. La convenzione che pure abbiamo votato in Consiglio Comunale è sicuramente favorevole alla società del Calcio Napoli, l'abbiamo voluta così per aiutarla a risalire la china Chi ha fatto dalla quella Serie affare? C. Napoli che ha voluto De Laurentiis o De Laurentiis che ha voluto il Napoli? Questo non lo so, non voglio La adesso, risposta la sanno loro. no, De Laurentiis che ha voluto il Napoli. sarebbe Sono sicuramente d'accordo. sbagliato, guardi, infierire adesso in un momento di No, ma difficoltà. non voglio No, inferire. no, Questo non voglio dire che inferire. penso che ormai, è vero, bisogna ringraziare il presidente, però ora bisogna rimboccarsi le maniche e creare una squadra competitiva perché i tifosi vogliono questo. Sì, non si può campare di rendita Questo, siamo su un d'accordo. periodo Ha fatto l'affare, positivo, voglio su dire un adesso periodo basta. positivo che ha avuto il Napoli. Io solo una cosa voglio dire, approfitto della telecamera per fare anche un appello al Presidente De Laurentiis, che ricordo che Lo stadio gratis. nella convenzione molto favorevole al calcio Napoli, non a De Laurentiis, perché se De Laurentiis domani vendesse il Napoli, il nuovo presidente usufruirebbe delle stesse condizioni 99 anni, non sbaglio. No, sono 5 Ah, anni più 5 5 anni, delle favorevoli condizioni. C'era un emendamento in quella convenzione, un emendamento a mia firma, che obbligava il presidente De Laurentiis Calcio Napoli a installare allo stadio due maxi tabelloni come ci Ah, sono negli finalmente. E stadi che più fine hanno importanti. fatto No, questi voglio dire. Allora, il presidente, su tutti gli articoli a lui favorevoli, ha sempre, insomma, preteso giustamente dal comune che il comune mantenesse i propri impegni. Beh, presidente, mi rivolgo a te, ti do del tu perché mi viene facile, ma quell'emendamento ti obbligava a realizzare, a installare quei benedetti due maxi tabelloni che tanti tifosi aspettano, addirittura entro dicembre 2005. Quindi siamo in ritardo di 3 anni gli è e mezzo sfuggito. E rispetto qual è la alla tua domanda. sanzione? C'è una penale o qualcosa che non E lo devo obbligare? diciamo che l'assessore e il sindaco dovrebbero richiamare, perché io ho scritto al sindaco questa cosa di richiamare il presidente ai suoi doveri, cioè quello di pagare questi tabelloni. Probabilmente non lo si fa perché forse non fa bene politicamente, elettoralmente, mettersi contro al presidente De Laurentiis, ma se io glielo dico, insomma, con grande pacatezza e con grande tranquillità, Augurandoti io sono lo sicuro, faccia. insomma, che Sicuramente lo farà, sì. possa Una doppia chiusura da capo, 30 sicuramente secondi. ovviare.